Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo quello che succederà all'energia maschile e femminile collettiva per questa settimana. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, ne parlerò in questo lato. L'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile e ne parlerò in quest'altro lato. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne, però trattandosi di energia ci potrebbero essere delle eccezioni, quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano di più con l'energia della DF, oppure donne che risuonano di più con l'energia del DM. Entrambe le energie sono comunque presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente, ma aspetti dell'energia non prevalente potrebbero comunque risuonare con voi. Queste sono letture collettive, quindi comportamenti che descriverò potrebbero essere messi in atto anche da più persone che interagiranno con voi o che saranno in risonanza energetica con voi durante questa settimana, a prescindere dal tipo di rapporto che abbiano con voi. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Per questo video non ho fatto una meditazione, ma ho avuto una canalizzazione spontanea e sento che questa canzone che ho sentito è una canzone che riguarda qualcosa che accadrà questa settimana. La canzone è Para toda la vida. Quindi per tutta la vita è in lingua spagnola ed è una canzone che parla del fatto che ci si amerà per tutta la vita. In particolare mi viene in mente il pezzo in spagnolo che dice: tra il sole e la luna c'è il tuo cuore. È una canzone che parla di amore e il fatto che ci sia la luna con il sole mi fa pensare agli opposti. Mi fa anche pensare a qualcosa che potrebbe divenire più chiaro, che è già divenuto più chiaro. Qualcuno potrebbe nascondere anche quello che prova nei confronti di un'altra persona. Qualcosa potrebbe avere a che fare con la lingua spagnola durante questa settimana. È una canzone che è positiva, quindi qualcuno potrebbe essere in questa energia che è molto positiva, è leggera. Però vedremo con le carte che cos'è che succederà. Iniziamo dall'energia maschile. Qual è l'energia generale per i DM questa settimana? Qual è l'energia generale per i DM questa settimana? C'è la carta di opportunità che appassiona, a fondo del mazzo c'è visione distorta. Per i DM si apriranno delle opportunità che li appassioneranno durante questa settimana, è qualcosa che loro vogliono cogliere. C'è entusiasmo, c'è passione, eccitazione, c'è molta energia sessuale anche che avverto dietro questa cosa. Comunque si tratta di opportunità che li entusiasmano e li coinvolgono. C'è una visione distorta che loro avranno, che potrebbe concernere questa opportunità oppure altre cose durante questa settimana. C'è bisogno di vedere le cose chiaramente. Qualcuno potrebbe distorcere la percezione della realtà dei DM o loro stessi, insomma, si trovano da soli in questo tipo di energia. Vediamo per l'energia femminile qual è l'energia generale. C'è la carta di sedurre e la carta di tranquillità. L'energia femminile è un'energia che è seduttiva e sembra quasi che queste carte abbiano a che fare l'una con l'altra, è come se l'energia femminile richiamasse i DM a lei. E quindi c'è questa energia di magnetismo, di attrazione, di passione. Però sedurre può anche indicare che l'energia femminile è tentata dal far qualcosa o vuole tentare qualcuno dal far qualcosa. Emerge un'energia di tranquillità, quindi se ci dovessero essere state delle situazioni agitate o difficili, vedo che emergerà una tranquillità. Ci sono delle scelte da fare, che potrebbero ruotare intorno alla comunicazione. C'è tossicità sotto, bisogna fare attenzione se si è in un'energia che è tossica o se si ha a che fare con qualcuno che è tossico. Vedo che c'è passione, divertimento, successo, quindi energie positive. Adesso vediamo quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana. Quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana? I DM hanno la iena. La iena sta ad indicare ascolta il tuo istinto per capire di chi ti puoi fidare. Fondo del mazzo c'è coccodrillo, sceglie il momento giusto per agire. Allora, quando esce la iena, sta ad indicare che potrebbero essere i DM stessi ad essere delle persone non molto affidabili. Potrebbero fare delle cose che sono dispettose o comunque che non sono molto equilibrate, diciamo in questa maniera. Però è anche possibile che i DM abbiano a che fare con qualcuno che è in quel tipo di energia.
Bisogna ascoltare il proprio istinto perché le azioni che qualcuno compierà non sono esattamente corrispondenti alla realtà, a quello che quella persona veramente pensa oppure dice, oppure potrebbe fare delle azioni che sono dispettose quando in realtà vorrebbe fare il contrario. Insomma, c'è un'energia ingannevole che emerge. Il coccodrillo dice: scegli il momento giusto per agire. I DM vogliono fare qualcosa, rivelare forse qualcosa o compiere un'azione in particolare. Devono aspettare il momento giusto per agire. Sotto c'è l'orca, rafforza e coltiva le tue relazioni con gli altri. Vediamo per l'energia femminile quali sono gli spiriti animali questa settimana. Quali sono gli spiriti animali per l'energia femminile questa settimana? L'energia femminile, la carta del granchio che dice scegli un approccio alternativo per raggiungere il tuo obiettivo. Quindi bisogna cambiare forse strategia per ottenere qualcosa che l'energia femminile vuole, un particolare obiettivo. Bisogna vedere che cos'è che funziona e come farlo funzionare, valutare possibili alternative. La pantera dice all'energia femminile che deve entrare nel suo potere e avverto che lo farà. Occorrono difese sane nei confronti di qualcuno. L'amore circonda l'energia femminile. Bisogna avere però pazienza. Questi sono tutti animali che l'energia maschile e femminile potrebbero vedere spesso durante questa settimana, li potrebbero vedere direttamente oppure attraverso immagini o video, potrebbero sentire il nome dell'animale, il suono dell'animale o leggere il nome dell'animale. Adesso vediamo che cosa accadrà all'energia maschile questa settimana. Fatemi vedere per favore cosa accadrà all'energia maschile questa settimana. Cosa accadrà? C'è il diavolo con la temperanza. Cosa accadrà? Il 5 di coppe al contrario. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà all'energia maschile? E il folle, tanti arcani maggiori per i DM. Fondo del mazzo c'è la carta del 3 di spade. I DM si trovano in un'energia che potrebbe essere tossica e di ossessione. C'è un attaccamento che potrebbero avere verso qualcosa, per esempio abitudini malsane, vizi che sono tossici, comportamenti che sono tossici, oppure verso qualcuno, quindi verso una persona c'è un attaccamento, un'ossessione. C'è qualcosa nel quale loro si trovano legati. Andremo a vedere per capire meglio di che cosa si tratta, perché andrò a chiarire. La temperanza sta ad indicare che occorre cercare di trovare un equilibrio da questa tossicità, liberarsi da questa energia che è negativa o da questa energia che non è molto equilibrata per poter poi rigenerare le proprie energie. Forse i DM hanno un'ossessione verso un particolare obiettivo oppure persona e hanno bisogno di portare pazienza. Con i 5 di coppe al contrario, vedo che escono da una situazione di dolore, di dispiacere. Possibilmente potrebbero non avere sensi di colpa per qualcosa che potrebbero fare durante questa settimana. Andremo a vedere di che cosa si tratta. Potrebbe anche indicare che loro si liberano di questo dolore per andare verso un nuovo inizio. Si distaccano da questa sofferenza. Il 3 di spade potrebbe anche indicare un rapporto a 3 per alcuni, quindi la presenza di un'interferenza, per altri potrebbe indicare che ci potrebbe essere una separazione, che i DM potrebbero fare questa settimana da qualcuno o da qualcosa, e questa azione comporta un rischio perché non si sa esattamente come andrà una particolare circostanza. Andiamo a chiarire. Vediamo perché c'è il diavolo per i DM, perché c'è il diavolo per l'energia maschile questa settimana. Perché c'è il diavolo per l'energia maschile? C'è la giustizia ed il re di spade, molto forte la bilancia, però potremmo considerare anche acquario oppure gemelli, non importa tanto il segno zodiacale, questa però è l'energia che la persona avrà, avrà questa energia che è molto logica. Allora, innanzitutto questo potrebbe stare ad indicare che i DM potrebbero trovarsi ad avere a che fare con una tossicità interna e devono cercare di riequilibrare quegli aspetti dentro di loro, divenire delle persone che sono più determinate, più toste, cercare insomma di tagliare fuori quegli aspetti tossici che sono presenti a livello interno. Però questo potrebbe anche indicare altre cose, che ci sono dei DM che vogliono quasi punire qualcuno. Nel senso che vogliono cercare di fare giustizia.
Il problema però è che c'è il diavolo dietro, quindi ci potrebbe essere gelosia, ci potrebbe essere rabbia in alcuni casi, c'è un'energia che è tossica dietro questa idea della punizione. È come se loro volessero fare giustizia, ma in una maniera che non è del tutto corretta. Ho questa percezione qui. Sotto una nota più positiva, i DM riconoscono che c'è qualcosa che è tossico e vogliono cercare di tagliarlo fuori. Però qualcosa mi dice che, visto che c'è anche la Iena, che loro potrebbero voler cercare di ottenere giustizia, però sono mossi da un'energia che è tossica. Poi bisogna vedere in che modo vogliono ottenere questa giustizia. C'è l'asso di bastoni che sarebbe l'opportunità che appassiona. Con il fante di spade. I DM hanno spiato qualcuno, qui c'è il sole. Mi viene in mente la canzone che vi ho detto prima, tra la luna e il sole. Qualcuno spia e vuole cogliere un'opportunità. È come se ci fosse un interesse che è nascosto, che è segreto. Se non si tratta di un interesse verso una persona, è un interesse verso un'opportunità che i DM hanno osservato e che vogliono cogliere con determinazione. Il problema è che c'è ossessione dietro. Se questo ha a che fare con una persona, avverte energia sessuale, qualcosa che i DM potrebbero avere visto. Magari vogliono cercare di riequilibrare la situazione, altri DM vogliono punire una persona, quindi veramente può andare in diverse direzioni questo. Vediamo di avere più informazioni. Perché c'è la temperanza per i DM? Perché c'è la temperanza? C'è il carro, un altro arcano maggiore con l'asso di coppe. I DM stanno aspettando per andare verso questo nuovo inizio che li coinvolge a livello emotivo. Per alcuni si tratta di un'opportunità che a loro coinvolge, per altri si tratta di un rinnovo di una relazione o di un rapporto che già aveva una storia prima, oppure di un nuovo amore. Quindi c'è questa pazienza, c'è questa voglia in realtà di correre, di muoversi in avanti, di non stare fermi. Avverto che c'è molta energia di ossessione che loro hanno, hanno bisogno di portare pazienza, vogliono questo nuovo inizio. Vediamo perché c'è 5 di coppe al contrario per i DM, perché c'è, ok, c'è la carta della 2 di coppe e la carta del Papa. Se i DM hanno sofferto per quanto riguarda un rapporto, vedo che loro stanno cercando di superare questo dolore. E c'è voglia di un maggiore impegno con una persona con la quale si avverte un senso di sintonia. Però un'altra possibilità che vedo è che se i DM si trovano in rapporti che sono formali ed ufficiali, nei quali si sentono schiavi, vittime, io vedo che loro nei confronti della persona con la quale hanno un legame formale ufficiale non hanno sensi di colpa. Per alcuni DM vedo anche una crescita a livello spirituale perché riusciranno ad avere una visione più ottimista riguardo alle credenze che loro hanno e che concernono i rapporti. E questo vale per alcuni DM. Per altri invece vedo l'assenza di sensi di colpa o di dolore riguardo un rapporto. Vediamo perché c'è il folle, perché c'è il folle per i DM. Perché c'è il folle per i DM? C'è il giudizio ed il 3 di bastoni. Questo giudizio è in posizione orizzontale. Per quelli che si trovano in rapporti a 3, percepisco che i DM nei confronti di una persona non hanno affatto sensi di colpa. Questa è un po' la percezione che ho. I DM stanno aspettando di fare questa grossa trasformazione, di fare questo salto della fede. E si tratta di una grossa decisione che devono prendere. Ci sono dei DM che vogliono riemergere dal passato ed è un rischio per loro che vogliono cogliere. Ed è interessante che la canzone diceva tra il sole e la luna, ed eccoci qua. Qui abbiamo il folle che sta andando in mezzo al sole e alla luna. Tra il sole e la luna c'è il tuo cuore. I DM stanno seguendo i loro sentimenti, o perlomeno. Ci sono dei DM che magari idealizzano una persona, quelli che non sono empatici, perché non posso parlare di sentimenti in quel caso lì. Certo, sì, si tratta di emozioni, però bisogna prenderle per quello che sono. Allora, ci sono dei DM che vogliono fare un'azione che è rischiosa durante questa settimana, hanno aspettato, la vogliono fare. Alcuni DM si vorrebbero far risentire dal passato. Non hanno sensi di colpa, però, o hanno subito
superato un dolore o non hanno sensi di colpa. Adesso vediamo cosa accadrà all'energia femminile questa settimana. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? C'è il folle. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Due di denari, otto di denari. Cosa accadrà all'energia femminile? Questa è caduta così, la ruota voleva cadere per forza. E poi c'è l'asso di denari. L'energia femminile è pronta per una nuova avventura durante questa settimana. Questo folle sta salendo su un'isola, quindi è un'esplorazione, è una nuova avventura, è un nuovo inizio che l'energia femminile sta avendo durante questa settimana in qualche settore. Si può trattare di lavoro, di amore, di qualcosa che lei vuole fare, esplorare. C'è questa energia che è entusiasta, che è pronta a ricominciare da zero praticamente. Si troverà a dover fare delle scelte durante questa settimana o ad avere dei dubbi riguardo una situazione, vedremo di che cosa si tratta. Si tratta soprattutto del fatto, poi ovviamente andremo a chiarire, se lavorare o meno a qualcosa, se impegnarsi o meno a qualcosa. C'è un cambiamento che è in arrivo e che porta a questo nuovo inizio e ci sono ancora queste scelte che devono essere fatte per capire che cos'è che si vuole manifestare, cos'è che si vuole far accadere. L'energia femminile potrebbe avere pianificato questo nuovo inizio, questo cambiamento, ma ci sono ancora dei dubbi che sono legati a quello. Andiamo a vedere perché. Perché c'è il folle per l'energia femminile, c'è il fante di bastoni e il 5 di bastoni. Sicuramente c'è un'energia di esplorazione che emerge, quindi c'è voglia di esplorare qualcosa. Si può trattare di un luogo, di un argomento, di qualcosa di nuovo, dell'idea di avere questo nuovo inizio. Si vuole fare qualcosa di diverso. E questo è associato ad un rischio perché non si sa esattamente che cosa accadrà. Però c'è questo entusiasmo, c'è questa passione che emerge e c'è quasi una spinta a fare questa cosa, perché in questa carta del 5 di bastoni ci sono le persone che fanno squadra per combattere. È come se l'energia femminile, che magari prima era in conflitto riguardo questa cosa, si fosse imposta di andare verso questo nuovo inizio. Quindi sembra quasi, non dico una forzatura, sotto c'è 9 di denari, però è comunque una spinta che lei si dà nell'essere in un'energia che è più indipendente, che è più stabile, che pensa a delle scelte che siano sane per lei stessa. Ci potrebbe essere però anche qualcosa che ha a che fare con una comunicazione e con possibili litigi o con un senso di competizione perché c'è troppa gente che è coinvolta. Penso che l'energia femminile voglia liberarsi da quel tipo di situazione incasinata nel quale si potrebbe essere trovata prima, dove c'era diversa gente coinvolta e litigi, scontri o cose varie. Questo è quel che penso, che lei non ne vuole sapere niente. Vediamo perché c'è il 2 di denari. Perché 2 di denari per l'energia femminile questa settimana? C'è il 7 di coppe, quindi questo ha a che fare con scelte che la confondono e la giustizia. L'energia femminile cerca di capire quale sia la cosa giusta da fare durante questa settimana riguardo una o più questioni, quindi si troverà ad essere un po' combattuta, potrebbe prima pensare una cosa, poi pensarne un'altra, c'è un po' di confusione che emerge. C'è bisogno di ritrovare un equilibrio. Vediamo perché c'è l'8 di denari, perché c'è l'8 di denari per l'energia femminile questa settimana. Perché l'8 di denari? C'è la carta del 4 di spade, la carta del re di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione. Allora, innanzitutto vedo energie femminili che si impegnano per rigenerare le proprie energie, per riprendersi, per riposarsi, rilassarsi, fare una pausa, fare una introspezione che consenta loro di poter essere un'energia che è più calma. Vedo che cercheranno di gestire le loro emozioni al meglio e c'è un lavoro che viene fatto, un impegno che viene fatto per entrare in questa energia che è più equilibrata. È anche possibile che qualcosa abbia a che fare con un'energia maschile, che potrebbe avere un segno d'acqua, oppure potrebbe essere una persona con la quale c'è stata una pausa ed un silenzio. L'energia femminile sembra porre uno sforzo in quella situazione, forse perché parla con questa persona, oppure ancora perché ci pensa, quindi c'è una concentrazione che viene messa su quella questione. C'è qualcosa che ha a che fare con questa energia maschile in ambito emotivo.
Vediamo perché c'è la ruota per l'energia femminile, perché c'è la ruota. C'è l'asso di bastoni però al contrario, con la carta dell'imperatrice. Questo asso di bastoni al contrario potrebbe indicare che l'energia femminile potrebbe non provare più passione verso qualcosa oppure verso qualcuno. Cioè nel senso è come se avesse perso un po' un interesse, quindi è come se ci fosse stato un cambiamento. Lei vuole entrare di più nel suo potere, vuole andare verso un nuovo inizio, essere un'energia che è molto ricettiva. Un'altra cosa che potrebbe indicare è qualcosa che si è consumato subito. Nell'ambito di quella situazione c'è un cambiamento. Quindi si può trattare di un rapporto, si può trattare di altro, è come se ci fosse la sensazione di qualcosa che si è consumato molto velocemente, come se si fosse bruciato subito. L'asso di bastoni al contrario potrebbe anche indicare che l'energia femminile non vuole cogliere opportunità di tipo intimo con qualcuno. Quindi si potrebbe verificare un'opportunità che l'energia femminile non vuole cogliere per rispettare se stessa, oppure potrebbe indicare che nell'ambito di una vicenda che si è consumata subito c'è un cambiamento. Sotto c'è la regina di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione. Ci potrebbe essere stata una delusione in ambito emotivo con una persona. Tra l'altro abbiamo visto prima che c'era l'asso di denari sotto la ruota, quindi questo sta ad indicare che l'energia femminile vuole qualcosa di solido, non vuole qualcosa che si consuma subito, che sia in qualsiasi ambito. Allora, vediamo per l'energia maschile. Che cos'è che i DM penseranno questa settimana? Che cos'è che l'energia maschile penserà? C'è l'appeso e la carta della stella, tanti arcani maggiori per l'energia maschile, quindi grandi cambiamenti. I DM sembrano vedere una situazione da una prospettiva che è diversa rispetto a quello che hanno fatto prima, nel senso che potrebbero avere riconsiderato qualcosa e stanno cercando di capire che cos'è che veramente loro desiderano. Potrebbero aver avuto un cambio di idee al riguardo. Si sentono però bloccati, si sentono fermi, come se una situazione fosse sospesa, ma stanno cercando di capire esattamente che cos'è che vogliono e potrebbero appunto avere cambiato idea. Qui c'è il carro, c'è proprio voglia di muoversi verso questo nuovo inizio per loro. Vediamo che cos'è che i DM proveranno questa settimana, C'è la carta della 4 di coppe e la carta del cavaliere di coppe. I DM potrebbero sentire una delusione a causa del fatto che non colgono delle opportunità o che qualcuno non coglie delle opportunità verso di loro. C'è una sorta di attesa che emerge che sembra scocciare praticamente i DM. Potrebbero essere loro stessi che si lasciano sfuggire questa occasione di fare questo gesto, di comunicare, di chiedere scusa, oppure loro si aspettano che sia una persona a farlo nei loro riguardi. Adesso vediamo che cos'è che i DM vorrebbero comunicare questa settimana, cosa vogliono comunicare i DM questa settimana, cosa hanno da dire i DM, cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare. Non riesco ad aprirmi, fondo del mazzo, mi dispiace se ti ho ferita, quindi i DM si sentono in colpa a quanto pare o comunque sentono un dispiacere per ferire una persona. Potrebbero avere la ferita prima oppure potrebbe appunto succedere questa settimana, anche se questo 5 di coppe è al contrario. Quindi si può trattare semplicemente di qualcosa che dicono ma che non corrisponde a quello che veramente sentono dentro, tra le altre cose. Oppure potrebbero essere dispiaciuti di aver ferito una persona, ma non sono dispiaciuti di ferirne un'altra. Non riescono ad aprirsi facilmente durante questa settimana, o perlomeno questa sarà la sensazione che potrebbero avvertire ad un certo momento della settimana. Vediamo cos'altro hanno da dire i DM questa settimana. Cos'altro vorrebbero dire i DM? Dobbiamo parlare, ok, ci sono altre carte che sono veramente schizzate fuori. Hai qualcun altro? Ti sogno spesso, mi trovo a scriverti dei messaggi ma li cancello. I DM sentono il bisogno di dover parlare con una persona. Avvertono o temono che qualcuna abbia un altro, che una persona abbia praticamente un altro, che sia in qualsiasi ambito, amore, amicizia o altro, e potrebbero sognare spesso una persona.
si trovano a scrivere dei messaggi ma poi li cancellano. Infatti adesso sento il problema al chakra della gola, c'è un problema di comunicazione con qualcuno. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per i DM questa settimana, cos'altro abbiamo per i DM, che cosa che vorrebbero comunicare. Non sopporterei di vederti con un altro, fondo del mazzo, sto ritrovando il mio equilibrio interiore. Quindi i DM stanno cercando di riprendersi, vedo che saranno particolarmente gelosi durante questa settimana, perché potrebbero pensare che una persona stia con un altro, oppure che possa trovare un altro. Questa cosa li fa impazzire. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana. Quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana? Quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana? C'è il Re di Denari e la carta del Sole, quindi qualcosa a che fare con un segno di terra, Capricorno, Vergine oppure Toro. Non necessariamente i DM devono avere questo segno, questo potrebbe anche avere a che fare con quei DM che sono sposati o con DM con cui si ha a che fare al lavoro. Comunque, a prescindere da questo, quello che vedo è che i DM saranno un'energia che sembra essere più stabile. Potrebbero essere molto incentrati sul loro lavoro durante questa settimana, potrebbero pensare molto in termini pratici e alle questioni che sono materiali. Qualcosa diventerà loro più chiaro e potrebbe anche rendere loro felici. Sotto c'è il Re di Bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. C'è qualcosa con la Regina dei Bastoni pure, quindi abbiamo una coppia che è molto passionale, che emerge. Quindi un altro segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. Ci sono dei DM che non vogliono rinunciare alla propria fiamma, per alcuni, oppure ad una persona con la quale si avverte un rapporto estremamente passionale. È lei quella che desiderano, non la vogliono lasciare andare e le cose saranno chiare su questo. Ci sono dei DM però che si guardano alle spalle, potrebbero non fidarsi di qualcuno, avere delle persone che coprono loro le spalle. Ci sono dei DM che pensano molto agli interessi economici in una situazione. Andiamo a chiarire perché c'è il Re di Denari per i DM, perché c'è il Re di Denari, il Fante di Bastoni e l'Eremita, molto forte la Vergine. Però quello che vedo è che i DM vogliono uscire allo scoperto. Tra l'altro da capo vedo la Luna e vedo il Sole. I DM vogliono uscire allo scoperto, vogliono parlare, comunicare. C'è qualcosa che a loro interessa e che vogliono perseguire e si tratta di qualcosa su cui hanno riflettuto tanto. Non vogliono rinunciare a qualcosa loro, però potrebbero aver avuto anche delle difese alte. Voglio chiarire questo Fante di Bastoni. Perché c'è Fante di Bastoni? Perché Fante di Bastoni? La Regina di Bastoni con il 7 di Bastoni e il 3 di Spade. Qui c'è una persona che ha le difese alte perché potrebbe essere stata coinvolta in una situazione a 3, ci potrebbe essere stato anche un blocco, c'è stata una chiusura che è avvenuta in una maniera immediata perché una verità è uscita fuori di una persona che era manipolativa, che potrebbe avere nascosto un'intera relazione che era stabile. Infatti abbiamo anche la Luna. Questa cosa è venuta fuori in una maniera estremamente veloce, c'è stato del movimento che si è verificato in quella circostanza. Era qualcosa che qualcuno si aspettava che accadesse e che proveniva, insomma, dal passato, quindi era un rapporto che già era trascinato da diverso tempo a quanto pare. Quindi questa verità è venuta fuori all'improvviso, c'è stata questa chiusura, potrebbe essere seguito un blocco a quella chiusura. O comunque ci si è sentiti in una situazione nella quale non si sapeva come agire e adesso qualcuno ha le difese alte perché non vuole più essere coinvolta in questa situazione a tre. Inoltre avverto che ci sono dei DM che potrebbero avere a che fare con qualcuno che non si fida più di loro perché hanno scoperto queste cose. C'è una persona che non vuole più essere ferita se non si tratta di un rapporto a tre. E i DM vedo che vogliono comunicare con quella persona durante questa settimana. Vediamo perché c'è il Sole per i DM, perché c'è il Sole. Perché il Sole per i DM, cosa rappresenta questo Sole? Perché c'è il Sole per i DM? Perché c'è il Sole?
C'è la carta degli amanti e la carta del 3 di coppe, sotto vedo che c'è l'asso di spade, abbiamo anche un altro asso, eccetera. In una situazione c'è molta competizione, qualcuno ha le opzioni che sono aperte. E ho l'impressione che questa energia maschile si vorrebbe liberare in realtà di un rapporto, però è ingannevole nella maniera in cui comunica ad una persona. Ho l'impressione che ci sono energie maschili che vogliono lasciare una terza parte, o perlomeno hanno quest'idea in mente durante questa settimana, ma si sentono bloccati in quel tipo di rapporto. Potrebbero aver fatto credere a quella persona di volere qualcosa di più stabile, ma quello che vedo è che loro vogliono qualcun altro, perché c'è chiarezza di chi a loro rende felici. Ma c'è sempre questa presenza dell'interferenza che emerge e che è nascosta. I DM vogliono una riconciliazione con una persona durante questa settimana. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana, che cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana. Che cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana. Il 3 di denari con la carta della forza. L'energia femminile penserà a far funzionare qualcosa durante questa settimana, a lavorarci su, a scendere a compromessi con una o più persone, cercare di essere forte. Potrebbe farlo alle sue condizioni, però, nel senso che vuole aiutare qualcuno, ma lo vuole fare secondo le sue condizioni. C'è un problema a livello di comunicazione perché ci sta la balena che come spirito animale sta ad indicare che bisogna parlare in una maniera chiara durante questa settimana, bisogna avere il coraggio di dire quello che effettivamente si pensa. E qui emerge da capo la regina di bastoni. L'energia femminile vuole sentirsi nel pieno del suo potere, potrebbe essere chiusa nei confronti di qualcuno, sta cercando di prendersi cura di se stessa. E potrebbe ritrovare più amore verso di sé e capire che quello è ciò che veramente conta e lo fa guardandosi dentro. Si vuole riprendere da una situazione, a mio avviso, vuole cercare di uscire fuori da una trappola nella quale si è trovata, sta cercando di essere forte e magari ha bisogno di sostegno, di aiuto da parte degli altri o di essere più collaborativa, di capire su che cosa bisogna lavorare per far questo. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana. C'è la carta della stella, quindi un desiderio si potrebbe realizzare questa settimana. C'è la carta della temperanza, si è atteso per quello, ci ha voluto pazienza. Inoltre vedo molta energia di guarigione che emerge, quindi l'energia femminile si sta riprendendo letteralmente da qualcosa che potrebbe essere stato pesante. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Allora, cerco di distrarmi, ma poi ti penso, quindi vorrebbe pensare spesso a qualcuno, nonostante non voglia, non sono più la persona che ricordi. Se una persona si aspetta di trovare sempre la stessa energia femminile, pronta ad abbracciarlo, a braccia aperte, insomma, non è quello il caso. L'energia femminile sembra essere cambiata rispetto a prima, non è più disponibile come prima e questo può riguardare qualsiasi tipo di rapporto. L'energia femminile deve rispettare se stessa e poi dice devi meritarmi perché sa che una persona non l'ha fatto in passato. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare. Quello che hai detto mi ha ferito. Quindi o questo si riferisce a qualcosa che è stato detto prima, oppure qualcosa che dovrebbe essere detto questa settimana da una persona in particolare, non importa il tipo di rapporto. Ti comporti in modo infantile, quindi l'energia femminile vede qualcuno come immaturo durante questa settimana. Adesso vediamo cos'altro ha da dire l'energia femminile questa settimana. Ho bisogno di te. Fondo del mazzo, sto cercando di mantenere la calma, è simile a quello che ho visto per i DM che devono ritrovare l'equilibrio interiore. Anche l'energia femminile sta cercando di ritrovare il suo equilibrio e di mantenere la calma, però comunque sente bisogno di una persona. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni delle DF questa settimana. C'è la carta dell'imperatore e la carta del
2 di coppe. L'energia femminile si sente forte in potere ed in controllo per quanto riguarda il rapporto con una persona, e non importa quale tipo di rapporto sia, ma lei si sente forte e tosta. Emerge il re di bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. Ci sono energie femminili però che potrebbero cercare anche di controllare una persona, comunque andrò praticamente a chiarire. In altri casi invece si sente forte e anche coraggiosa. Ci potrebbe essere stato un distacco che qualcuno praticamente ha fatto? Una persona sta anche preparandosi a distaccarsi da un'altra. Qualcosa però è ancora nascosto. Abbiamo visto per i DM Coccodrillo che diceva aspetta il momento giusto per fare un'azione. Ci sono i DM che stanno aspettando il momento giusto per distaccarsi da qualcuno e per avvicinarsi ad un altro. Questa è una possibilità. Vediamo perché c'è l'imperatore per i DM. Per le DF, perché c'è l'imperatore? Perché l'imperatore? Il 9 di bastoni ed il 9 di denari, questo ha a che fare soprattutto con il fatto che non è stato semplice ritrovare la propria forza ed entrare in un'energia indipendente nel corso del tempo, cioè c'è stato un percorso che è stato difficile da attraversare, forse perché l'energia femminile sentiva attaccamento verso una persona, adesso invece è più forte rispetto a prima. È un'energia che è più stabile, è in controllo, l'energia di qualcuno che sta bene da solo, ma non è stato semplice, è stata una specie di lotta, ci sono state delle ferite, ma l'energia femminile non si è arresa. Adesso vediamo perché c'è il 2 di coppe, perché 2 di coppe per l'energia femminile questa settimana, perché 2 di coppe. C'è il 3 di bastoni con la carta dell'eremita. L'energia femminile potrebbe avvertire un rapporto come molto forte durante questa settimana. Si tratta di qualcosa che lei aveva aspettato oppure che potrebbe avere anche manifestato in alcuni casi. C'è un'attesa che è legata a questo rapporto. Questa attesa però è stata tenuta nascosta a livello interiore. Ci vorrebbe essere anche una distanza con qualcuno. Andiamo a chiarire questo 3 di bastoni, perché c'è 3 di bastoni? Perché 3 di bastoni per l'energia femminile? Il 4 di denari e la carta del 9 di spade. Qualcuno è perseguitato dal pensiero di una persona ovunque vada, perché mi ricordo la carta che diceva cerco di distrarmi ma poi ti penso, e questa è un po' la percezione. L'energia femminile si sente perseguitata dal pensiero di qualcuno. È come se ci fosse un attaccamento, una difficoltà a lasciare andare quel pensiero. Ci potrebbe essere pure un po' di ansia o di pensieri che sono assillanti, se non incubi addirittura. Altre energie femminili si aspettano che qualcuno si ripresenti e per loro è uno stress questa situazione. C'è il concetto della pazienza. Vediamo perché c'è 9 di spade. Perché c'è 9 di spade? C'è il 5 di bastoni e il 10 di bastoni, quella situazione è pesante perché con questa persona si va a litigare oppure perché c'è altra gente che è coinvolta. Vediamo perché c'è 4 di denari, perché 4 di denari. C'è la carta del mondo e la carta dell'asso di coppe. Ci sono energie femminili che vogliono andare completamente verso qualcos'altro. Altre vogliono ricominciare un ciclo, però c'è qualcosa che a loro stressa parecchio. C'è una persona che sembra essere una sorta di persecuzione praticamente. Allora, per fare una sintesi, quello che vedo è che per i DM c'è qualcosa che le appassiona questa settimana, un'opportunità oppure una persona, c'è voglia di perseguire questa cosa. Però potrebbero comportarsi in una maniera che è un po' ingannevole o qualcuno lo potrebbe fare nei loro riguardi. C'è un'ossessione che potrebbero avere verso qualcosa o qualcuno e c'è bisogno di portare pazienza in quella circostanza. I DM non si sentono in colpa riguardo qualcosa oppure superano un dolore, vogliono andare verso un nuovo inizio. Stanno rivalutando una situazione e inoltre si sentono un po' fermi e bloccati. Potrebbero spesso sentirsi in un'energia di chi non coglie delle opportunità oppure in un'energia di insoddisfazione perché vorrebbero che qualcuno facesse praticamente qualcosa o che loro stessi intervenissero. Non riescono ad aprirsi molto facilmente, vogliono parlare con qualcuno, temono che questa persona abbia qualcun altro ed è qualcosa che non sopporterebbero e poi assumono spesso una persona durante questa settimana.
oppure potrebbero fare dei sogni ricorrenti. E vedo che DM entreranno poi in un'energia che è più stabile e potrebbero avere chiarezza di ciò che per loro dà un senso di maggiore stabilità e di benessere. Vedo che vogliono perseguire in particolare un rapporto. Per quanto riguarda l'energia femminile è in un'energia molto seducente durante questa settimana. Deve scegliere un approccio alternativo per raggiungere un particolare obiettivo, c'è voglia di azzerare una situazione, andare verso nuovi inizi, fare qualcosa che praticamente è rischioso, qualcosa di diverso dal solito che porta a novità. E vedo che riguardo una situazione ci sono dei dubbi oppure delle scelte che devono essere fatte e c'è voglia di lavorare ad un cambiamento, di avere un nuovo inizio in qualcosa. L'energia femminile pensa a far funzionare qualcosa, a scendere a compromessi con qualcuno durante questa settimana, però deve essere fatto come vuole lei, c'è della forza che emerge in quella situazione, quindi bisogna dimostrare il proprio lato forte per poter ottenere quello che effettivamente si vuole nell'ambito di quel rapporto, qualsiasi tipo di rapporto sia. Qualcosa si potrebbe realizzare questa settimana che rende particolarmente felice l'energia femminile, c'è anche un'energia di rigenerazione. Inoltre cercherà di distrarsi da qualcuno, ma lo penserà spesso. Non è più la persona che qualcuno ricorda, deve rispettare se stessa. Si sente ferita dalle parole che qualcuno vorrebbe dire durante questa settimana oppure che ha detto precedentemente e potrebbe avvertire bisogno di qualcuno. Però nel complesso vedo che l'energia femminile entra nel pieno del suo potere. Poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale, l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva. Dal punto di vista emotivo, le persone stanno valutando se andare verso un grosso cambiamento che porta all'azzeramento di una situazione. E vedo che si vuole perseguire quello che veramente si desidera e ci si sente forti, ci si sente in comando. Dal punto di vista dell'azione che è rappresentata dall'energia maschile, quello che vedo è che ci potrebbe essere un po' di impazienza, cioè si vuole fare questa cosa, ma bisogna avere pazienza, bisogna superare anche del dolore, cercare di capire quel che si è verificato, andare a risolvere quella tossicità che è presente anche dentro di sé. Ci si potrebbe però ossessionare appunto verso qualcuno qualcosa, fare delle cose che non sono del tutto equilibrate, ma che sono tossiche, quindi su questo bisogna fare attenzione. Quello che vedo è che poi si entrerà in un'energia che effettivamente è più stabile, si vogliono perseguire queste opportunità che seducono. Bisogna però fare attenzione perché si vuole raggiungere un obiettivo, ma per scegliere un approccio alternativo si potrebbe ingannare qualcuno durante questa settimana. Oppure si potrebbero fare delle cose che non sono sincere, cioè nel senso una persona potrebbe fare una cosa, però in realtà ne intende un'altra. Quindi bisogna cercare di essere più diretti durante questa settimana e essere anche più sinceri, dire quello che veramente si pensa, fare quello che si vuole, seguire ciò che rende felici, ma bisogna farlo in una maniera che è giusta. Io vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!